Rieccoci, l'estate è finita, ma il bocca non se ne va, rimane via a far da mangiare per tutti noi. Per me Andrea in particolare, perché siamo ingrassati, sembra dopo le nostre, ma ci importa quasi nulla. Comunque, oggi l'estate sta finendo per davvero, tempo brutto, ma noi siamo andati nell'orto da Andrea, abbiamo raccolto l'ultimo basilico della stagione e faremo un bel pesto. Me l'ha insegnato la mia mamma, non è che io voglio essere meglio di Bellacci, già lo faccio frullatore a mezz'ora, che secondo me è un'offesa gravissima per tutti gli amanti veri del pesto, ma d'altronde non avendoci il pesto, il mortaio, e non sapendolo usare, perché ci vuole anche una certa maestria, io ammetto le mie piccolezze e lo farò alla maniera mia e quella di mia madre. Comunque guardiamo subito gli ingredienti per fare il pesto. Non si può dare delle dosi ben definite, io vado a assaggio naturalmente, che ho preso una bella scatolona di basilico bello fresco, l'ho sciacquato, ne ho levato tutti i gambi, circa anche questa è una cinquantina di grammi di parmigiano, una settantina di grammi di pecorino romano bello salato, che servirà per dare sapore al nostro pezzo senza aggiungere sale, delle noci, anche questi circa 30-40 grammi, e una cinquantina di grammi di pinoli, un pochino di peperoncino a chi piace, a me mi piace, ci metto questo qui habanero, sono di quelli pesi, uno spicchiettino d'aglio, mi raccomando, io ce ne metto anche un pochino di meno perché sa, mi ritorna un po' su ogni tanto, e per ultimo ma non per importanza, anzi in questa ricetta qui secondo me il valore dell'olio risalta al 100% la ricetta, l'olio di vello buono, mi raccomando, extravergine, perché se non c'è quello il pesto a voglia vinci il basilico e non viene buono, te lo dice il bocca. Iniziamo subito questa ricetta, io mi sono preso un contenitore abbastanza capiente, speriamo, e vado a strappare con le mani il nostro basilico, mi raccomando pulitelo bene, levateli bene i gambi, non ce le lasciate questi lì perché non è roba buona da mettere dentro il pesto, ci vuole proprio le foglioline, quelle belle tenerine. Dopo aver tagliato con le mani tutto il nostro basilico, mi raccomando, ci andiamo ad aggiungere, per ora io vado a occhio, che non ci vado ad aggiungere tutti gli ingredienti insieme, ci metterò un pochino di noce, almeno la metà, un po' di pinoli, la metà, mezzo e un po' di più di parmigiano, ci lascio un pochino, poi vado semmai a risentirlo il nostro pesto. Una cinquantina di grammi di pecorino romano. Poi cosa dobbiamo mettere? Dobbiamo mettere un po' di peperoncino, mi raccomando andateci piano con questa robina qui, almeno questo qui è bello, anzi uso quello secco del cugino d'Andrea, così ci fa venire le bolle stasera. Mettiamo proprio uno spicchiettino d'aglio di questo qui, bello rosso, a me mi piace questo qui, mi raccomando, essendo una cosa a crudo, l'aglio levatene a modino l'anima, che è una cosa molto importante per non far ritornare a gola l'aglio. Anche se a me delle volte mi fa quasi nulla. Mettiamo un po' d'olio. Ci vuole un po' d'olio, almeno 50 cl ci vogliono. Allora, ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di creare il nostro pesto. Ve l'ho detto, col mortaio sarebbe stato molto più, anche a vedersi, una cosa più ganda. Nel mentre che frullate aggiungete un po' di olio proprio a filo fino a che non vi accorgerete che non servirà più. Voi direte, ma quando si se ne accorge avete ragione. Ma io posso essere lì mentre lo fate, dovete un attimo controllare. Eccoci qua, il nostro pesto, ora lo andremo a assaggiare. Ci vuole, secondo me, piccante e piccante, bastava, poi, portavi alla bocca. Abbiamo assaggiato di Andrea, tanto per farci mancare nulla e per non rimanere sempre, sai, con le mani in alto, no? Non ci garba. Abbiamo sentito che ci manca qualcosa, ci manca un po' di sapidità, allora andiamo ad aggiungere un altro pochino di pecorino romano e un altro pochino di parmigiano,
poi aggiungeremo altri due finoli avanzati, va bene così, anche altri due, ma proprio due, ne ridiamo un'altra girata. Come vedete io non lo faccio andare di continuo, se no proprio sfalderebbe troppo, e questo deve essere pestato, diciamo, si voleva averlo, non c'è, no, cerchiamo di non farci la crema proprio. Ora si riassaggia perché non è ancora finito, si prende il cucchiaino pulito, ci mettiamo un altro, proprio un altro filino d'olio. Vedete, ci sono dei pezzi anche abbastanza grossolani delle noci, va bene, eh? Con un leccapentole aiutiamo a levare tutto questo ben di Dio che non deve rimanere incolto. Incolto si può dire, non raccolto sarebbe, no? Ecco il nostro pesto pronto per essere poi degustato con un po' di pasta. Scegliete voi qua le pici, le trenette, le rifinette, gli spaghetti, le tagliatelle, i fischioni, fischi e botto, quello che vi pare a voi. Io credo almeno per 5-6 persone ce la fate alla grande la pasta asciutta, ma proprio bella cremosa vi viene. Però se siete in due, vi siete fatti tutto questo pesto vivo, lo potete anche mettere nel congelatore in un barattolino di vetro, e quest'inverno quando avete voglia di un po' di pesto buono, invece di andarla a comprare o alla Coop o dove vi pare a voi, lo tirate fuori, lasciate in mezza giornata, arrivate e verganini con una bella cremetta al pesto. E eccoci arrivati alla fine, signori, avete visto, è stato semplice, facile, basta usare la buona e fate un pestino, se avete anche il pesto ve l'ho detto, ci state anche di lusso, se lo sapete anche utilizzare anche meglio. Con questa ricetta facile, veloce, pesto genovese, pesto livornese, pesto, basta pestare qualche d'uno, poi va bene uguale. Vi mando un bacione a tutti quanti, ringrazio ancora tutti quelli che continuano a seguirmi, non so come fanno, beati loro. E alla prossima, grazie, arrivederci.